Buongiorno a tutti, care amiche e amici, cari pazienti, Alessio Redelli, Milano, Italia. Oggi volevo focalizzare un argomento particolarmente noto e a me caro, piuttosto controverso, la tossina botulinica A in medicina estetica. È un farmaco, la tossina botulinica A, molto conosciuto, che io utilizzo da più di 20 anni e sul quale ho scritto anche un famoso libro bestseller scritto in molte lingue, Tossina botulinica A in medicina estetica. E volevo vedere con voi qual è la migliore indicazione, per così anche farlo sapere alle pazienti che a mio parere possono rivolgersi al medico estetico con un pochino più di conoscenza. La tossina botulinica A è estratta dal Clostridium botulinum e serve per ridurre la forza della muscolatura, quindi è utile in medicina estetica per ridurre le rughe mimiche dovute al movimento muscolare. Ci sono delle aree che sono cosiddette on label, già autorizzate, e ci sono invece delle aree che sono cosiddette off label, nelle quali non esiste un'autorizzazione ma viene seguita la legge off label. Le principali indicazioni on label in Italia sono la glabella, muoio, giù, la glabella, la mia assistente ha già eseguito un po' di tossina botulinica e quindi vedete come muove un pochino meno, ma ancora muove. Quanto tempo fa l'abbiamo fatta? 10 giorni fa. 10 giorni fa, quindi questo è un risultato a mio parere naturale, abbastanza buono, soprattutto quando è in fase statica, vedete che le rughe sono quasi assenti. Quindi dicevamo la parte on label è la glabella e le rughe laterali dell'occhio. In altri paesi esiste anche nelle indicazioni on label la fronte e le rughe bunny lines, cosiddette le rughe della radice del naso. Esistono poi numerose indicazioni off label, al di fuori delle indicazioni autorizzate, e tra queste le rughe codice a barra della bocca, il lifting del bordo mandibolare e il trattamento delle bande platismatiche nel collo. Ricordo sempre che la tossina botulinica è estremamente utile per l'iperidrosi, per l'ipersudorazione, dove ha un ruolo veramente notevole, e inoltre per il trattamento delle parafunzioni, quindi il trattamento del massetere. E in YouTube trovate un interessante video che parla proprio di questo argomento, anche la quadralizzazione dei pazienti. Quindi la tossina botulinica, voglio ricordare che è uno dei farmaci più studiati al mondo, esistono milioni di pazienti trattati e in ogni caso i problemi eventualmente che si possono instaurare sono tutti passeggeri e passano nell'arco non più di qualche mese. Io vi ringrazio per essere stati con me per questi minuti, è stato un piacere, vi invito a seguirmi sul mio canale YouTube Alessio Redaelli, sul mio sito www.docredaelli.com e su medicalesthetic.it. Un caro saluto e un buon 2017 a tutti. Ciao ciao!